Buongiorno a tutti. È del 15 febbraio scorso un'interessante pronuncia della Corte di Cassazione che ritorna sull'annosa questione dei diplomati magistrali che rivendicano l'accesso alle graduatorie ad esaurimento. E dopo le note pronunce della duranza plenaria del Consiglio di Stato del 2017 e del 2019 che hanno lasciato pochi margini di speranza per l'accesso alle gare dei diplomati, in quanto sostanzialmente hanno negato la natura abilitante del titolo, sostenendo che lo stesso sarebbe utile soltanto i della partecipazione alle procedure concorsuali e non pure all'accesso alle graduatorie ad esaurimento. La Corte di Cassazione è ritornata sul punto ehm, pronunciandosi su un ricorso proposto contro una pronuncia della Corte d'Appello di Brescia, eh, ponendo però l'accento sulla natura del titolo in questione. In particolare i giudici di Piazza Cavour hanno evidenziato che in realtà, diversamente da come la pensa il Consiglio di Stato, il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 avrebbe sì Valore abilitante quindi eh, sarebbe equiparabile ad una abilitazione all'insegnamento, però ciò non basta ai fini dell'inserimento nelle graduatorie d'esaurimento. Secondo la Cassazione, i motivi ostativi alla possibilità di inserirsi nelle graduatorie d'esaurimento dei docenti in possesso di diploma conseguito entro il 2001-2002 sarebbero il primo eh, dovuto alla chiusura delle graduatorie sostanzialmente trasformate da graduatorie permanenti a graduatorie ad esaurimento disposta con la legge del 2006 e la seconda dovuta al fatto che Comunque, sebbene abilitante, il solo diploma magistrale non sarebbe sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie perché la previgente normativa prima della trasformazione in graduatorie d'esaurimento delle graduatorie permanenti richiedeva oltre al possesso del titolo di studio, quindi del diploma, anche il superamento di una procedura Selettiva. Quindi, sebbene con diverse e più articolate argomentazioni, in parte differenti rispetto a quelle enunciate dal Consiglio di Stato, anche la Cassazione purtroppo ha posto serissimi ostacoli alla possibilità per i diplomati magistrali di accedere in via definitiva alle graduatorie ad esaurimento. Ancora devono essere eh, decise le eh, ulteriori cause pendenti innanzi al Consiglio di Stato e eh, a breve dovrebbe nuovamente pronunciarsi la Cassazione, questa volta a Sezioni Unite, circa. La um, giurisdizione in materia, se spetti definitivamente al giudice ordinario piuttosto che al giudice amministrativo, vedremo come si evolverà la vicenda. Buongiorno a tutti.